Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play qui con Kingdom e siamo al giorno 36 e vedremo di abbattere, se ci riesce, l'ultimo dei portali che compongono questa nostra partita, questa nostra zona. Riprendiamo un po' di soldi. Non so se ce la faremo in questo episodio, non so se è un'esagerazione il mio voler appunto attaccare anche l'ultimo dei portali, non so se riusciremo a sopravvivere, soprattutto dopo averlo abbattuto. E però, appunto, abbiamo abbattuto 3 dei 4 portali per adesso. Siamo usciti con le ossa rotte dall'ultimo attacco. Però, come vedete, adesso ci siamo già calmi. Cascano soldi dalle nostre tasche, ci teletrasportiamo qua giù, cascato uno anche qui, però stiamo andando avanti qui con l'espansione. Se vi ricordate, appunto, stavamo costruendo un avamposto in questa zona, qui abbiamo il portale, abbiamo diverse torri e qui possiamo andare a realizzare il potenziamento del muro all'ultimo livello. Però abbiamo arcieri. Questo potrebbe essere un problema. Questo ci dovrebbe portare fuori, se non sbaglio. Non abbiamo arcieri su questo lato. E dunque, non possiamo demolire ciò che abbiamo realizzato prima. Quindi non potremo andare a utilizzare gli arcieri che abbiamo a destra per utilizzarli a sinistra. Praticamente, io penso che non ci sia più probabilità d'attacco da sinistra. Da destra, scusate. Quindi prendiamo nuovi arcieri, tutti quelli disponibili, continuiamo a costruire archi. Facciamo un ultimo arco e poi facciamo anche un paio di falci, così che se arrivano nuovi cittadini diventeranno uno e uno due, ok? Ce ne sono altri oltre a questi due? Ok, non lo so. Ci dovrebbe attaccare da questo lato, da sinistra. I costruttori stanno tornando indietro, non so bene per quale motivazione. Il fatto è che qui, se non ci sono arcieri, i mostri attaccano. Non vedo mostri. Eccoli. Prendete i soldi e andatevene. Mostri attaccano e passano senza grandi discorsi. Problema serio. Perché gli arcieri stanno arrivando, ma arrivano tardi. Ma e la catapulta? Ho come l'impressione di doverla rifare, sapete? Esatto. Hanno abbattuto il nostro muro. E probabilmente abbatteranno anche quello dopo. La catapulta la dobbiamo rifare chiaramente. E dunque, archi nuovi. Hanno abbattuto due cavalieri e probabilmente diversi arcieri nella strada, diciamo. Non avete soldi per noi? Ah, ecco. Ok, questi ci serviranno sicuramente per fare uno dei due cavalieri. A quanto pare l'altro è ancora vivo. Va bene, facciamo uno scudo e questi archi. Ritorniamo a sinistra. Che si è ritirato qua dietro? Tu non hai soldi? Tu hai soldi? No, tu hai soldi. A volte cacciano e poi montano sulle torri, per questo controllo se hanno dinero. Facciamo riprendere il cavallo. Partiamo al galoppo. Tu torna con noi, grazie. Non ne vedo altri. Ok, questo quanto ci vuole a ripararla? 4. Perfetto. Andate dai costruttori, anche se è tardi, ma dobbiamo riparare quel muro e dobbiamo costruire assolutamente anche una catapulta. Per fare ciò direi che sfrutteremo, non abbiamo più soldi intanto, che
abbastanza rognoso perché non possiamo neanche utilizzare il teletrasporto, a meno che non ce l'abbiate voi una montina. No. Cavaliere col cazzo. Arcieri nuovi, abbiamo quattro archi già pronti lì per essere presi, quindi niente. Voi avete i soldi per noi e andremo a accumularli a modo. Dobbiamo stare attenti perché rialzare la testa in modo sbagliato, diciamo, può essere molto molto facile. Questo gioco non perdo. Ustia cara. Ok. Abbiamo diversi soldi. Ignoriamo questi contadini. Ripaghiamo ancora. Aia. Ripaghiamo pegno a questo. Così da avere il livello massimo del bonus degli arcieri. Stiamo attenti che cadranno soldi nelle nostre tasche, probabilmente. Questi penso che siano abbastanza tranquilli. Tu cos'hai con te? Non lo so, qualsiasi cosa tu abbia puoi fare comodo, torna indietro. Voi, noi siamo tranquilli da questo lato perché non dovrebbero attaccarci, teoricamente. Se così fosse, speriamo di riuscire a rientrare. Dovrebbero attaccarci perché abbiamo già distrutto i portali su questo lato. Quindi questa qui può essere un'ottima conca di uomini. Paghiamo questo portale per ritornare indietro all'interno dell'accampamento, esatto. Tienili, tienili. Ok. Rientriamo, però usiamo il portale, va. Visto che adesso i soldi ce li abbiamo. Ho paura anche di rientrare in mezzo a una battaglia in questa maniera. Allora, non ci sono gli uomini qui, quindi questo vuol dire che stanno reggendo le mura. Facciamo questo. Stanno arrivando quattro nuovi cittadini. Facciamo anche la catapulta qui. Bene. Ah, ok. Bravi i nostri arcieri che continuano. Eia. Eccoci. Si è pappato un arciere. Signori, vero a noi. Tieni. Tieni, tieni. Tieni, tieni. Dai, è qui il soldo, su. Come sei scemo. Dobbiamo stare molto attenti, ragazzi. Continuiamo il nostro viaggio verso questo villaggio, intanto, e vediamo di sfruttare anche questo. Possiamo sfruttare solo il primo livello, come vedete, però è già qualcosa. Utilizziamo questo portale per rientrare e ritorniamo indietro. Qui ci sono diversi cittadini che stanno tornando verso l'accampamento. Qui stiamo costruendo una fattoria di secondo livello così da avere soldi senza dover tornare sull'altro lato. Anche se questo allungherà un pochino tutta la produzione, perché ovviamente non. Quanti soldi abbiamo? Ce la facciamo fare un costruttore? Sì, uno solo, ma ce la facciamo. Così che il primo che arriva diventa un costruttore. Intanto ci sono solo due archi, questo vuol dire che i cittadini di qua sono arrivati. Soldi. Un altro arco. Altri archi, bravi. Tu hai soldi, vero? Ne avevamo lasciati un po' indietro. Tu non si sa ancora cosa hai con te. Minchie. Vai. Posto, troppi, troppi, troppi. Ripaghiamo questi. E andiamo a vedere quanti ne abbiamo disponibili di uomini. Io direi di fare almeno un altro costruttore.
Perché questo arciere viene a destra? Maledizione. Abbiamo due qui, 3, 4, 5, ok. Facciamo altri due costruttori. E poi arcieri, 1, 2, 3. E anche un paio di contadini. Non abbiamo più cittadini disponibili, vero? Almeno non già arrivati. I costruttori vengono qui a migliorare questa. Il muro è stato realizzato, vero amici? Non è che ora vado lì. Ah, stanno arrivando altri due cittadini. Non è che ora vado lì e non c'è nessun muro, vero? A difesa di. Appunto. Mangia, 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 cavallo, mangia. Mamma mia ragazzi, che situazione. Allora, intanto è arrivato il giorno e la catapulta sta arrivando là. Andiamo indietro. Ripariamo quel muro. Due nuovi costruttori perché servono per costruire velocemente questo muro. Ah, però non abbiamo messo. Ok, sì, ce l'abbiamo ancora anche se ne sprechiamo un altro, vai. Tre nuovi che tornano indietro. È ancora qui, quindi non dobbiamo pagare niente, perfetto. Forse ci sono cittadini fuori, ma non mi interessa. Cosa avranno portato? Cosa avrà portato il mercante per noi? Se fossero archi sarebbe perfetto. Se è altra roba potrebbe rallentarci invece. Costruttore sta andando velocemente da quella parte. Se arriva la notte della luna rossa, ragazzi, potrebbe veramente essere la fine. I cavalieri sono morti. Ecco cosa potremmo aver bisogno di fare. Prendiamo una moneta. Il mercante è arrivato, perché questo ancora non l'ho capito. Mi sa di sì, eh. Diamo i soldi. No, eh. Maledizione, appena passiamo pagano. Come vedete basta solo il nostro primo campo qui per riscuotere abbastanza soldi. Ripaghiamo questo. Sta arrivando la notte. Il mercante se ne torna con l'asino vuoto. Non paghiamo questo portale, ma paghiamo quello dopo. Questo. Per spostarci in fondo alla mappa. Per ritornare a piedi, diciamo. Pagando 1, 2. 1, 2. Ok. Torniamo di là. Gli arcieri stanno correndo adesso. Però probabilmente si posizioneranno sulle torri. Il costruttore sta tornando indietro. Qui c'è una catapulta. E basta. Ok, gli arcieri non sono. Oh, però in un colpo lo buttano giù quello, eh. Quanto ci vuole. Ah, gli arcieri non arriveranno mai. Buttano giù
giù quella. No. Ah, per fortuna viene a prendere. No, viene a prendere un costruttore. Quindi la catapulta non funzionerà più. Bene. Jerry, spero che vi divertiate perché sta arrivando un'orda enorme di gente. Quanti cittadini abbiamo? Zero, vero? 40. No, perché ho fatto un coso? Vabbè. Sbagliato, volevo fare due di questi. Ragazzi, è una situazione abbastanza strana. Perché per reclutare i cittadini non. A parte forse i nostri arcieri sono sopravvissuti tutti. Non penso che esistano. Andiamo a vedere un attimo le opzioni, comandi. Non c'è modo di demolire la roba che abbiamo costruito. Allora, questa sfilza di torri fa comodo perché riduce davvero di tanto il numero dei mostri che riescono ad avanzare. Però. Appena uno di quei cosi volanti ci ruba un arciere, l'arciere viene rimpiazzato da quello nuovo che creiamo. Qui c'è una catapulta e qui c'è un muro da riparare. E ci mancano anche i cittadini per farlo. Apriamo il portale. Per andare a reclutare due nuove vittime. Che saranno delle vittime dei tempi. E ritorniamo indietro verso il nostro accampamento. Ragazzi, penso che la prossima luna rossa non riusciremo a reggerla. Assolutamente, non abbiamo una difesa. Non abbiamo proprio una difesa, e questo è il discorso. È andato tutto bene, funziona tutto bene, ma abbiamo fatto troppe torri. Se avessimo invece trovato una situazione come quella che ben conosciamo, muro con torre dietro, forse saremmo riusciti a resistere. Dico forse perché comunque è un. Rimane un forse. Magari non. Comunque non avremmo riuscito a reggere l'onda enorme di gente che avanza da quel lato lì. Ok ragazzi, questo episodio termina qua. Nel prossimo episodio forse in un verso o nell'altro questa serie finirà. Speriamo nel verso buono. E vedremo di cercare di colpire in maniera definitiva quel portale. Se riusciamo a accumulare degli arcieri su quel lato, perché altrimenti è inutile andare all'attacco. Ok ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, lasciate un commento ed iscrivetevi a Break2Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.